Per la serie Ci piace il rischio. Cosa stai facendo lì sotto? Se ti tiri su adesso, tiri una craniata contro il tavolo di dimensioni immani. I vicini sotto ringraziano. Posto. Oddio mia la voce. Non guardate dietro, è un delirio. Sto cercando di preparare le valigie dietro di me. Piccolo Attila, un piccolo Unno, non ti far male che ha ficcato il dito nella serratura e poi non riusciva più a tirarla fuori. Stiamo preparando tutti i bagagli per partire. Mi sono allontanata. E chi fa capolino? Stiamo preparando tutti i bagagli per partire e quindi andiamo. Aggiornamento, dopo dovrò ricordarmi di montare insieme tutti i pezzi tra GoPro e iPhone. È quasi mezzogiorno, sono venuta a recuperare la macchina di Mister Marito che abbiamo cambiato le gomme, abbiamo fatto la revisione, l'ha fatto controllare prima del viaggio. Ora devo andare nell'ordine a recuperare Mister Marito in ufficio. Gregorio dalla nonna, vedete il seggiolino vuoto, le valigie. E poi forse si parte. È stata una mattinata veramente impegnativa, ma abbiamo fatto tutto. Funziona così qui. E gente entusiasta. Un minuto di silenzio davanti al dolce di Mister Marito. Ma sì. Nel frattempo, Gregorio ha deciso di esplorare il pavimento. Allora, abbiamo fatto cena. Chissà, se no, dovrebbe vedersi. Io ho dimenticato la GoPro a casa, è il motivo per cui sto vloggando con questa, ma è un dettaglio. Faccia scettica. E Gregorio, come è messo?
Gregorio sta lottando con il sonno, sono quasi le 9. Abbiamo mangiato in un posto che è una figata, vi lascio qua sotto il nome, che è attaccato all'appartamento dove stiamo noi e si chiama l'inedito di Jean Modest, ed erano super attrezzati anche per i bambini, tipo avevano il bavaglino, piatti piattini, di tutto, il seggiolone, vabbè, quello era il minimo, sono veramente super bravi, abbiamo mangiato veramente molto bene. E basta, adesso facciamo due passi che dobbiamo recuperare delle cose in macchina e poi andiamo a imbrandare la belva, che mi sembra abbastanza sulla strada della via di Morfeo. Volevo mostrarvi l'appartamento dove siamo venuti, è un appartamento che abbiamo trovato su Airbnb, che è proprio in centro centro. Vi lascio poi qua sotto il link, è un monolocale ma è bellissimo, ok? Giusto per darvi un'idea, dietro quella porta ovviamente c'è il bagno e a parte l'angolo fiori, che carino, poi c'è il terrazzino esterno con la vista sui tetti di Alba, ma cioè vabbè, a parte il delirio che abbiamo creato noi in tre qua dentro col lettino e quant'altro, c'hanno dei pezzi d'arte, di arredamento che sono bellissimi, tantissima invidia. Ed è veramente molto carino. E qui c'è il bagno con la doccia. E quello sono io. E voilà. Buongiorno vlog. È sabato mattina e io sono fiduciosa di riprendere qualcosa senza usare la app. Sto facendo degli esperimenti, giusto? In teoria siamo tutti inquadrati perché in angolo wide, tranne il povero Gregorio, che non capirete perché è così coperto, ma yeah! Yeah! È sabato mattina, stiamo andando a fare colazione, Gregorio ci ha svegliati all'alba, giustamente, perché non bisogna perdere tempo, giusto? Giustissimo. E quindi andiamo a fare colazione e poi il programma è di andare a Torino oggi. Vedremo. Che solo i piemontesi possono spiegarmi, perché tutte le volte che vengo a Torino faccio una strada diversa e arrivo in un punto diverso della città. Mistero. Questa volta abbiamo parcheggiato sotto la Mole. Sotto la Mole ci sono 2 ore e mezza di coda per salire con l'ascensore, ma io e mister marito siamo già saliti, giusto? Quindi non saliamo e andiamo invece a fare una passeggiata. L'idea è via Po, Piazza Castello, ma adesso vediamo un po'. E basta, c'è il sole, si sta bene, inizia a scaldare adesso perché stamattina c'era una leggera arietta frizzante e quindi Torino. Crispy. Crispy, un'arietta crispy. Su di là che c'è qui e poi. Thank you.
allenamento. Come ho i capelli? L'aggiornamento è che ci siamo, volevamo andare all'Open Baladen, o come dice mio marito Baladin, giusto? Però, cosa è successo? È che abbiamo trovato chiuso. E allora siamo venuti in questo posto che si chiama Exki. Se trovo qualche sito, qualche cosa, ve lo lascio qua sotto, che è carino, è un self-service e ci si scalda le cose poi con il microonde o te le scaldano loro. E a noi serviva il microonde per scaldare la pappa per il boss, e quindi è comodissimo. Tra l'altro, hanno anche un angolo giochi bellissimo. Abbiamo mangiato, beh, guarda che bello che è Palazzo Carignano. Mattoni a vista. Tantissima roba. E adesso andiamo perché c'è scaduto il disco orario. Abbiamo già la multa, si può. Vabbè. E andiamo a recuperare la macchina. Gregorio è quasi ora di Pisolino, così andiamo a perderci in Langa, visto che faremo di nuovo un'altra strada mai fatta prima. Con questa colonna Rimontate, una sonora. bella destinazione il viaggio. Cioè, ho sposato un poeta. Qua c'è anche la musica di sottofondo. Cosa vuoi di più? Gli Oasis. Facciamo una richiesta. Stai soffrendo per me. Chissà se YouTube riconosce il copyright, speriamo che sia sua. È nei tuoi occhi Se che no sono fregata. piangono, mille ricordi non muoiono per. Lunghissima, si può evincere dalle condizioni in cui versa Gregorio. Abbiamo preso una pizza takeaway perché non c'è stato verso di mangiarla fuori, era assolutamente cotto e quindi abbiamo rinunciato. Siamo venuti a casa, abbiamo mangiato, adesso ci prepariamo per metterlo a letto e intanto preparo un po' di valigie. Ci vediamo domani. Buonanotte. Quindi un po' buona Pasqua. E buona Pasqua. Siamo venuti a fare colazione e poi siamo pronti. Ma sicuro quando siamo in giro.
Siamo venuti a fare colazione in una pasticceria che si chiama Cignetti, che è proprio in centro ad Alba. Praticamente. Aggiornamento. Siamo in avvicinamento. Siamo praticamente a Verona. E tra l'altro, segnalazione per le mamme che viaggiano con i bambini sulla A4. L'autogrill di Desenzano, giusto? Era quello? Sì. L'autogrill di Desenzano è super fornito, nel senso che hai seggiolini della Chicco. Vabbè, ci sono chiaramente. Ah già, Desenzano in direzione Venezia, che è già la seconda volta che ci fermiamo, e sono super attrezzati, hanno 3 o 4 seggiolini, quelli per mangiare della Chicco, i forni a microonde, vabbè, quelli ci sono in tutti gli autogrill, forse c'è in tutti gli autogrill della linea autogrill, però io posso dirvi degli altri. All'andata ci siamo fermati in un altro che non era autogrill e non era così attrezzato. Quindi se capitate sulla 4 direzione Venezia, Desenzano, andate tranquille con i bambini. Nel frattempo... Ehi, chi è che vocifera lì dietro? Mi piace questa cosa che si azzittisce quando si avvicina la videocamera. E quindi qui comunque la situazione è decisamente più viva. Sono anche le 5. Noi adesso andiamo a fare gli auguri agli altri nonni e direi che per questo vlog è tutto. Ciao! Saluta! Ciao ciao!